a Cabirene, sai, Pem. Sì, okay. Se gli dici che siamo su Alcetti, qualcuno verrà. Poi dobbiamo farci vedere perché non vorrei che ci sparano addosso. Dunque, i ragazzi sono con me. Liberati, tutti e due. Siamo dentro la Saipem perché ci hanno sbarcato qui. Qui è un casino perché, allora, non per favore, io cercavo Pillon, ma questo Pillon è sparito, cioè i telefoni chiusi. Ma dov'è il tuo, la tua Saipem? Ciao. Non visti? Prende ottobre e stavo andando a casa assieme al telefono, però non ti ho potuto chiamare che il telefono me l'hanno preso quelli là. Avevo il tuo numero e te lo volevo chiamare. Massimo Alberizzi, Corriere della Sera. Credo che di mio nome qualcuno mi conosca. Vengo anche chiamato quello stronzo del Corriere della Sera. Mario Molinari, Le Iene. Buonasera. Erano già stati avvisati. Però non dalla SAI. Sì, sono venuti loro a prenderci. Sì. Dove? Mi chiedi a me. Al campo dei militanti. Sì, loro tutta sta truppa come sono venuti loro a prenderci. Avevamo fatto degli... Ecco, ti davano anche le medicine? Sì. Però il medico che veniva aveva una cassetta, diceva... La scelta. Prendi. Prendi. Quando il medico? Sì, avevo il medico. Ma su richiesta o...? Su richiesta. Cioè sto male, mi andate in medico. E quanto ci metteva ad arrivare in barca? Tre giorni. Tre giorni il medico? Anche dopo una settimana è arrivato. Loro cavavano un buco per terra ed era l'acqua filtrata, tutta piena di sabbia, che era parzialmente dolce. E loro quella bevono normalmente? Quella bevono e quella si lavano. Ma è, con tutti gli insetti che ci sono là dentro, perché poi che fanno? Prendono il bicchiere, ci sono tutti gli insetti sopra, lo scremano così tutti gli insetti vanno via e il resto va bene. Everything is okay and we arrive safe and of course you can tell to your master that we gave Russo and Arena at the Saipem, not at the Agipa. Okay? Io preferivo l'albergo, avevo preso una curva male, lo speedboat, è entrato un albero tagliato a metà la barca e siamo rimasti un'ora in acqua, a mollo, con la testa rotta, a mollo. L'unico male è che mi è arrivato il caricatore. Ecco, sentito, sta. Mi è arrivato il caricatore del fucile nella mano, che quello lì. C'è col vento, c'è volato la... Il caricatore era volato? Era volato il caricatore, ma è andato colpito... fuori bordo. Poi. È andato fuori bordo, poi il vento l'ha buttato di nuovo sempre, mi è andato nella mano e nel braccio. Secondo te qualcuno ha pagato un riscatto per voi? Non lo so. È una strana cosa. Per cui, non ti posso... Vedi quello che era seduto davanti? Con la mitragliatrice? Con la mitragliatrice, questo è stato uno di quelli... che ha insistito con il comandante per liberarci. Ibrahim, quello che era alla mia sinistra, sì. Con la mitragliatrice sul motoscafo. Sì, sì. E quello è molto legato al comandante. Questa è la prima volta che ci ha visto, certo. Se non liberano Asari, vi taglio la testa. Ah, così? Sì. Ed era serio? No, erano tutti così, è la prima volta che ci incontravamo, poi visto che tipo sono. Grazie, bravissimo. Va bene, poi dopo sapremo quando è il momento. Poi domani mattina faccio il sito subito. L'importante è che quasi 100 giorni non finiva mai. Va bene, dai, i ragazzi come stanno? Stanno bene? Stanno dormendo o sono svegli? Un abbraccio, buon sì, anno. Fammi salutare chiunque c'è, fammi dare un saluto a tutti quanti. Dai. Top.